Gli abusi sui minori da non perdere di vista, perché nessuno giri la testa dall'altra parte. Per un argomento così complesso, opere d'arte e gli spazi dove gli artisti lavorano e le loro parole. Le persone rifuggono questo argomento, ma l'arte ci avvicina adesso con un linguaggio sottile che arriva alla coscienza di tutti. E allora si colgono contenuti prima impensabili. Ora un'istituzione ospedaliera dove arrivano bambini abusati e si conoscono da vicino le loro storie, procede a stretto contatto con l'arte verso un unico intento: non perdere di vista. La violenza su un bambino, su una bambina, su un adolescente, con qualunque modalità sia agita, sotto forma di abuso sessuale, sotto forma di percosse, sotto forma di deprivazione affettiva, sotto forma di violenza psicologica, è un atto aberrante e è un atto perseguibile per legge. Riteniamo che quello che noi vediamo nel nostro pronto soccorso, che leggiamo sui giornali, che vediamo in TV, sia solo la punta dell'iceberg di un fenomeno diffuso e sommerso. Sommerso perché troppo spesso viene agito nell'ambito delle pareti domestiche, nell'ambito della famiglia, e pertanto sotteso. E questo è ancora più incisivo sulla psiche, oltre che sul fisico del bambino, perché viene meno quell'aspetto protettivo importantissimo per costruire la resilienza di un individuo a quelle che saranno le difficoltà di un soggetto adulto. E il bambino in queste condizioni vivrà sempre in un mondo di terrore, di incertezza, di incapacità di identificare le persone a cui rivolgersi, e quindi potrebbe avere per tutta la vita un segno indelebile appunto sulla sua anima. Abbiamo avviato varie azioni per contrastare questo fenomeno. Una di queste è il progetto europeo ProChild, che appunto si occupa di violenza, abuso sul bambino, come riconoscerla, come prevenirla, come gestirla a livello nazionale e internazionale. Ma cos'è il mondo degli adulti a fronte del mondo dei bambini? A volte è come il cuore rosso sangue di Maurizio Cattelan, un cuore di cartone marchiato dalle merci, che sono oggetti inanimati per colmare il vuoto di vite strappate. Quando sono stato contattato, sono stato felicissimo di dare il mio contributo, anche perché in casa ho visto crescere mia figlia piccola, che ormai ha 44 anni, tutto il suo tempo, tutta la sua vita la dedica al problema di questi minori abusati. Purtroppo molto spesso gli capita anche di curare i genitori, e quindi queste cose le sento fortemente. E nell'occasione dell'incontro qui in galleria avevo una mostra sugli anni 80, presente opere di Maurizio Cattelan. E nel gruppo delle opere è stato individuato un lavoro straordinario, un cartone, un ritaglio, un imballo di un cofano. Maurizio l'ha fatto diventare un'opera d'arte con un impatto fortissimo, perché di questo cartone dell'Alfa Romeo c'era un ritaglio, un buco, un pugno, il cuore era bucato. Quindi questa, come pensare di subire un forte trauma. E cos'è il mondo dei bambini a fronte di quello degli adulti? Ritratto da Luciano Leonotti il volto della limpidezza e della fragilità del bambino. Relazioni impari, di forza e di potere, una solitudine priva di vicinanza vera e di protezione. Nel mio lavoro cerco sempre di impostarlo sul rivelare l'aspetto della realtà rispetto appunto al rilevare, che è un concetto di Ghiri che ho fatto mio. Per questo progetto Child Abuse ho fatto riferimento al mio lavoro dal titolo Rituali, cioè ho fotografato per anni, e continuo a farlo, i riti sociali quotidiani e italiani.
In questo caso ho scelto delle fotografie dove sono rappresentati dei bambini in questi diversi contesti, però il ruolo di questi bambini non è perfettamente chiaro. C'è un'ambiguità della loro situazione, un'ambiguità e fragilità, che è proprio questa fragilità dei bambini che si avventurano nella complessità del mondo. E a volte l'artista adulto si ferma e guarda all'indietro se stesso, come Giusetta Fioroni, che guarda se stessa bambina immersa in profonda riflessione e solitudine. Con pennellate d'argento la luce si raffredda e il tempo si ferma. Il dipinto di Giusetta Fioroni è un quadro molto intimista, un quadro del 1966, fa parte di una serie, Gli Argenti, una serie molto celebre nella produzione di quest'artista. E per la prima volta decide di non prendere un'immagine da un rotocalco e di trasmutarla con questa sua tecnica in argento, ma prende una foto strettamente intima, una sua foto scattata da suo padre Mario nel 1941, quando l'artista aveva appunto 9 anni. Questa fotografia, con questo approccio molto esistenziale, antipittura esistenzialista la definì Emilio Vedova guardando i quadri di Giusetta Fioroni alla Biennale di Venezia. E la pittura viene completamente utilizzata dall'artista per entrare in se stessa, in qualche modo per rileggere la propria intimità, se stessa a oltre 40 anni, però rivista con gli occhi di una bambina. E questa bambina cosa fa? Guarda avanti. È una bambina che, benché costretta in questa posizione, anche non forse comodissima, perché con un banco, e però ha la testa alta, guarda avanti, guarda verso un futuro. Il problema dei maltrattamenti ai minori è un problema di carattere sistemico e come tale va trattato per cercare di circoscriverlo in qualche maniera. Essendo appunto sistemico, necessita dell'intervento di diverse competenze professionali. Non possono bastare soltanto i medici, ma occorre coinvolgere avvocati, occorre coinvolgere magistrati, inquirenti, giudicanti, sociologi. Tutto questo ha costituito l'asse portante per la costruzione dei contenuti scientifici di ProChild, che vengono ora, con la mostra Child Abuse, utilmente veicolati ad un pubblico molto più ampio, testimoniando come l'arte contemporanea riesca ad essere veicolo per la disseminazione di contenuti scientifici in maniera molto efficace. Mentre nelle fotografie di Nicola Vinci affiorano vissuti dell'infanzia che non raggiungono la chiarezza e i ricordi restano come pezzi indistinti, dissociazioni, frammenti inaccettabili, di memoria non entrati nella coscienza. La galleria ha già indagato questa tematica. Nel 2008 fu realizzata una mostra in collaborazione con il professor Maurizio Stupigia, che aveva scritto un testo, un libro importante sull'abuso sessuale, il cui titolo è Il corpo violato. Si è pensato di creare una connessione tra letteratura ed arte, così ho scelto 3 artisti fotografi che fossero di grande impatto emotivo: Marco Bolognesi, Davide Bramante e Nicola Vinci, di cui oggi avete modo di vedere alle mie spalle delle opere. È stato interessante questa mostra perché si è proprio visto come le persone proiettassero anche la loro storia attraverso la storia che avevano modo di vedere nell'immagine. Quindi si è capito come l'arte sia veramente potente in questo, cioè nel riuscire ad evocare parti di sé e quindi anche elaborare delle parti di sé. Come dicevo, alle mie spalle ci sono delle opere oggi di Vinci, è un progetto realizzato nel 2011, il titolo è Alone, e che mostrano i bambini che sono stati abusati in qualche modo, perché si ha proprio modo di vedere che questi bambini ci sono e non ci sono. Eppure a volte i bambini si fanno carico del mondo e del futuro ecologico del pianeta, come nel lavoro di Massimiliano Usai. Qui turbamenti e oscurità sono riscattati e assorbiti dal mito e dalla bellezza. Francamente credo di essere sopravvissuto alla voragine degli affetti familiari, sia alle cicatrici che ne sono scaturite che alle perdite che l'hanno causata.
La fotografia negli ultimi anni è diventata sicuramente uno dei mezzi poetici per ricostruire una dimensione solenne e arcadica dell'infanzia e della giovinezza. È una sorta di libretto di istruzioni per dosare l'amore, sia nella sua mancanza che nella sua abbondanza quasi soffocante. I giovinetti, rappresentati nei miei lavori, rappresentano questa idea di ricostruzione curativa della famiglia che ho messo in atto negli ultimi periodi. Attraverso l'enigma tracciato sulla tela di Rufoism c'è una presa di coscienza? Una vulnerabile bambina osa guardare negli occhi il mostro di una maternità ossessiva, mentre le sue mammelle sono strumenti dell'orrore. Il mio modo di pormi è che detesto qualsiasi forma di violenza, e poi se si va a colpire soprattutto l'innocenza, una sorta di debolezza, a me viene proprio difficile confrontarmici, fa schifo. E per fortuna io ho questo mio piccolo nido nel quale posso rifugiarmi senza però fregarmene di quello che succede fuori, ma giusto per respirare, e mi metto a fare quello che credo di forse l'unica cosa: disegnare, dipingere, mezzo ai colori, cioè cerco di dare un tocco di colore a questo mondo abbastanza grigio, per cui è un tema fortissimo che mi fa venire la pelle d'occhio, per cui sono anche molto felice di partecipare a questo progetto. Perché a volte la memoria è marchiata dall'impossibilità della parola, come nelle trasfigurazioni di Vanni Spazzoli, che racconta l'inganno e rappresenta una trasformazione psicotica della realtà, come in un sogno minaccioso. Le paure è un mondo quasi sconosciuto a molti. È un mondo che va tutto quanto esplorato. Ho cercato per tanto tempo di esplorarmi, di capire, e ho capito che certamente queste paure mi avevano condizionato e rovinato, se vogliamo, la vita, perché non potevo girare più di tanto, perché... E poi dopo un certo momento ho pensato di dipingere, e il dipingere mi ha creato un certo piacere. Col piacere sono venute le paure, sono ancora aumentate, ma sono state messe in pittura queste paure. E poi, andando avanti, piano piano sono sparite fino a ritornare alla normalità, o quasi. Vedo tante persone importanti, anche psicologi, dottori, che hanno più paura loro di me di quanto ne avevo in passato. Perché la paura è un qualcosa che nasce dentro di noi. C'è la paura patologica e la paura inconscia. Ci sono persone che non sanno di aver paura, ma hanno tanta paura. L'infanzia è stata molto difficile. È stato molto difficile perché il contatto con gli altri, con i miei coetanei, con gli insegnanti, terribile, terribile. Perché io avevo delle posizioni completamente diverse, avevo il senso della libertà. E c'è anche una memoria del corpo, di vuoto e deprivazione. Nel corpo agiscono molecole psichiche di emozioni, così nelle sculture Paolo Migliazza rimembra. Un archivio della memoria corporea circoscritto all'adolescenza, quando i confini di genere non sono ancora chiaramente coscienti. La mia ricerca nasce dal recupero dei ricordi dell'infanzia e della prima adolescenza vissuta in Calabria. È una sorta di recupero di quelle lunghe giornate passate con gli amici a imparare un po' il significato delle cose, quei turbamenti appunto che portava l'infanzia durante le lunghe giornate d'estate o nei pomeriggi d'autunno e d'inverno. Quello che ho fatto una volta deciso di, come dire, introdurli nella mia ricerca, nel mio percorso artistico,
cercare di sintetizzare questo sentire, questi sentimenti all'interno di un'immagine simbolica che poi viene declinata attraverso il diverso uso dei materiali, appunto come la terra refrattaria, il carbone o la cera o anche il cemento. L'idea è quella di creare una sorta di geografia mnemonica, una sorta di teatro del ricordo e dei turbamenti dell'infanzia. Ma il corpo può diventare ossessione nella memoria della malattia. Il corpo dalle cui membra Silvia Zagni ricava calchi, una memoria ossessiva ed estraniante, ossificata nel bianco abbacinante. Mi è successo a 8 anni di avere un tumore, per cui sicuramente l'infanzia e la malattia per me è stato la prima, diciamo, il primo insegnamento che ho avuto dalla vita. Per cui è come se questa memoria mi ha sempre corso dietro nella mia vita. Ho avuto dei turbamenti fin da bambina riguardo proprio alla malattia e soprattutto al camice bianco. Cioè io non potevo più per anni vedere un medico. Cioè per me andare dal medico era andare dal mio assassino. Per cui è stato un grande sforzo di riaffidarmi perlomeno, secondo me, al colore bianco. Ero in pediatria e praticamente vedevo loro come se mi volessero del male, soprattutto con le siringhe mi facevano delle punture di penicillina che per me erano l'incubo. Le mie opere vengono costruite con un processo di immersione, cioè di indumenti intimi, quotidiani, dentro a un latte di porcellana, poi vengono cotti. E praticamente fanno parte di una memoria del nostro corpo, cioè sono legati a un indumento usato dal corpo, per cui hanno proprio una storia, ciascun elemento racconta un essere stato. E c'è un abuso e una sopraffazione sociale, diffusa, divenuta normalità. Bambini deprivati dell'infanzia all'insegna della banalità del male, come nelle cronache figurate di James Riley. Con la mia galleria ho sempre privilegiato non solo un aspetto estetico e artistico, ma anche un contenuto etico e poetico delle opere. Ad esempio nel 2012 ho dedicato una mostra a James Brown e alle sue Cacina Dolls, bambine, bambole, feticci. Ecco perché per questo progetto è stato naturale per me segnalare un'opera come quella di James Riley, Fear of Gun, che come si vede è di tutt'altra natura ma partecipa comunque di questa dimensione dell'infanzia a contatto con altre dimensioni. Questi fanciulli che sono dipinti da Riley con colori tenui, con atmosfere quasi fantasmatiche, ma con soggetti a volte tratti dalla cronaca, e la cronaca più dura, anche veramente terribili come in questo caso, diventano emblema di un mondo dell'adolescenza e dell'infanzia che nei confronti del mondo degli adulti può essere veramente disfunzionale e in un certo senso diventano emblema anche di una nostra responsabilità nei confronti della visione che abbiamo di questi fanciulli e di conseguenza della visione che questi fanciulli hanno di noi. In questa opera drammatica lo scambio fra un'arma e un dolcetto e un lecca-lecca diventa fonte di un immenso dolore, pittoricamente molto forte, e credo che per questo motivo sia significativa in questo progetto. Ma che forma può avere il turbamento che relega il bambino in una voragine di ombre e di marginalità, come in una fiaba dal finale incerto? Sandra Tomboloni rimette insieme i pezzi di storie di vite ferite. Perché io ho fatto gli orfani? Perché io mi sento uguale a loro, cioè loro sono il mio specchio, perché sono orfani di chi non li vuole, sono orfani perché sono stati buttati via da una comunità, cioè sono stati trattati come si usa una carta,
quando non si usa più la si butta. Ma io ho fatto questi orfani perché fossero al centro. Le loro fragilità sono stati un valore, sono un valore perché sono diversi, perché mi appartiene questa diversità, perché questo è il concetto del mio lavoro, e la diversità, per non essere marginalità, deve essere al centro. Innanzitutto ci tengo a dire che questa città ha una tradizione di tutela dei diritti che si consolida veramente da tanti anni presente, e anche la presenza dell'assessorato stesso attesta proprio la volontà di agire in contrasto alla violenza. E il nostro approccio parte dalla necessità di coinvolgere tutti i soggetti del territorio, le diverse figure disciplinari, per un confronto continuo che non sia tanto sull'affrontare il caso specifico, ma come ogni attore agisce per contrastare la violenza. E la violenza sui minori ha delle particolarità molto specifiche che noi però inseriamo in tutte quelle politiche che sono in realtà di contrasto alla violenza in generale, nello specifico la violenza contro le donne, però sappiamo che quando la violenza è in famiglia ci sono molto coinvolti anche i figli, quindi la nostra azione mira a coinvolgere tutti i soggetti che devono dialogare per dare delle risposte concrete e trovare le migliori soluzioni possibili. E ci sono luoghi in cui tutto non è familiare, tutto è estraneo. Nei quadri di Eleonora Mazza, le bambine sono a casa senza sentirsi mai a casa. Le bambine di questo mondo femminile vengono sopraffatte dagli accadimenti attivati da una memoria traumatica. La mia poetica nasce da una visione insieme tragica e sarcastica sul nostro tempo. Un ruolo importante è anche svolto dal dolore e dalla violenza, intesa come schiacciamento e annientamento della personalità. E nei contesti soprattutto familiari, ma anche extrafamiliari, come per esempio i talent show per bambini o i concorsi di bellezza, dove i bambini e le bambine sono esposti come dei souvenir. E un altro aspetto importante che tento di mostrare è il nichilismo della nostra società, dove le persone e le cose subiscono un processo di distruzione. E ovviamente i bambini sono i soggetti più fragili in questo processo. Mentre per Edoardo Sessa c'è una rêverie, un sognamento, per farsi trasportare dalle cose, abbandonarsi alle sensazioni ed emozioni. E le cose assumono una valenza introspettiva e diventano strumenti per conoscere il sé di ieri e di oggi. Il mio lavoro è incentrato sul tema della memoria e del ricordo, e ho utilizzato diversi elementi come appunto la tenda e i cassetti, e servono per riappropriarsi di una dimensione del riparo e quindi anche di una delimitazione di uno spazio più piccolo all'interno di uno più grande. Ciò che sta all'interno deve essere protetto e riparato, quindi anche le fotografie e gli oggetti che vengono descritti all'interno dei cassetti sono ricordi che vanno tutelati e che possono anche essere nascosti per poi essere riportati a galla. Questo fondamentalmente serve per la costruzione della propria soggettività e la ricostruzione di se stessi, del proprio ricordo e del proprio vissuto. Ed è per questo che ho voluto utilizzare vecchie fotografie che ho trovato nel mio album di famiglia, che rappresentano momenti di vita quotidiana miei e delle mie sorelle. Un monumento, allora, progetta Gianni Moretti, un monumento da monere, far sapere, ricordare. E se non potrò dimenticarti, almeno non ti incontrerò più, è il titolo del monumento che io ho immaginato da dedicare alle persone che hanno subito violenza da bambini. Ho immaginato un monumento che racconti in qualche modo un percorso di pacificazione con quello che è successo. Pacificazione che non significa dimenticare quello che è successo, ma significa liberarlo dall'odore, liberarlo dal veleno che quel fatto ha portato nella vita di queste persone. Ho immaginato un cancello dischiuso, per cui passare attraverso significa ruotare il proprio corpo, significa cambiare la propria posizione, significa attuare uno sforzo, significa prendere una decisione, decidere di passare attraverso.
L'ho immaginato per gli spazi del Sant'Orsola, per il giardino del Sant'Orsola, esattamente posizionato tra due cedri. Immagino questa forma capace di accogliere dei racconti. Il primo sarà di Giovanni Ragonesi, che è stato scritto appositamente, ma nel tempo questa forma potrà accogliere la testimonianza di persone che passeranno vicino al monumento, potranno decidere se passare oltre, se fermarsi ad ascoltare o lasciare la propria testimonianza, in modo da integrare la memoria di questo monumento, integrare la sua forma e riconoscergli la sua identità, cioè quella di organismo capace di crescere nel tempo e di crescere con la comunità che lo accoglie. Ciò che ci colpisce in questo caso è il dover essere. Elisabetta di Sopra ci accoglie in un mondo di fiducia e di cura. Senex, puer, l'arrivo sulla terra, l'andare via dalla terra.